In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando a Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Eccoci qua, brava gente. Ci fermiamo qui stasera, che dite? Senza che scendiamo giù? Sì, sì. Sì, ci fermiamo qui? Eccoci qua, eccoci qua. Vedete, io non so Andrea come sta stasera, ma io se fossi al posto suo sarei un po' preoccupato. Voi direte perché, eh? Perché? Perché io torno da Roma, sono stato tutta la giornata, anzi accompagnate questi giorni con la preghiera, perché sono giorni importanti, e comunque torno da Roma e sento il cancello suonare. E la mamma con un ragazzo dice: qua ti seguiamo, e dico: ci vediamo stasera, lasciatemi un po' solo perché non avevo letto ancora e meditato il Vangelo di domani. E questo Vangelo è la chiamata dei discepoli, cioè la chiamata di Gesù, no? Alla vocazione, a seguirlo. Quindi Andrea, io se fossi a posto tuo sarei seriamente preoccupato, ma probabilmente già fidanzato, va avanti, cammina, non lo so, perché ci siamo solamente incrociati con lo sguardo di una mamma e di un figlio straordinari. Comunque ecco, così era la prima suggestione di stasera, che rilancio. E poi stasera mentre leggeva io sto pensando a una cosa seria, ve la posso dire, brava gente, sta cosa seria che sto pensando qual è? Sì o no? A chi vorrei sentire? La posso dire sta cosa seria? Sì, sì. Vediamo se arriva il vostro sì. È arrivato anche il vostro sì. Sto pensando a una cosa molto seria, che noi a volte come sacerdoti, come francescani, non diciamo più ai giovani, ma la voce di Cristo vi raggiunge e vi chiama. Avete mai pensato di seguire Gesù? Di dirgli: la vita con te è bella, la vita con te per gli altri è straordinaria, o no? E allora io stasera sento, proprio alla luce di questo incontro, di dire ai giovani, so che siete in tanti, non ci sono solo le mamme, i papà, i nonni, i nipotini, ci sono tanti giovani, che a volte con i genitori stanno a tavola e seguono e ascoltano. Ho scoperto, insomma, che alcuni giovani fanno finta, per non dare sazio ai genitori, di non ascoltare, ma sono più attenti dei genitori. Questo l'ho scoperto e voglio dire un dato di fatto, E avevamo parlato anche di quel ragazzo Giovanni di Torino, ma non solo, insomma, i segnali arrivano, sono le spie che c'è, insomma, sta accadendo anche questo. E allora io ai giovani dico: Cristo può essere la vostra felicità. Ecco, sentivo di dirvi questo, non so cosa accadrà, ma vediamo. E le suggestioni del Vangelo della chiamata di stasera, intanto è il Vangelo della vocazione, non solo la vocazione a seguire Gesù come discepoli, ma anche la vocazione alla vita matrimoniale, all'impegno nella società, perché ogni impegno è una vocazione. Cioè, vocazione viene dal latino, è bellissimo, cioè chiamati a qualcosa, chiamati ad essere protagonisti della nostra società, della nostra storia, in famiglia, nel lavoro, a scuola,
chi è studente a studiare, perché anche quella è una vocazione. Chi sta, chi capisce che la sua vita è fatta di artigianato, no? Cioè a lavorare con le proprie mani, come diceva San Francesco, anche quella è vocazione. Insomma, tutto è una risposta alla vita. Bene, Gesù cosa fa prima di scegliere? La prima annotazione: passa tutta la notte pregando Dio. Cioè, lo immaginiamo, lo dobbiamo immaginare, lo vogliamo immaginare. Per un momento Gesù che trascorre una notte intera a pregare. È bellissimo. E questa è la prima dimensione. Io credo che da qui c'è un simbolismo molto, molto intenso, cioè la notte è anche il momento dell'incertezza, se volete, del buio, della crisi, del momento difficile. Insomma, quando noi viviamo dei momenti difficili è notte. E Gesù ci dice una cosa straordinaria. La notte, quando c'è nella tua vita, nella mia vita, accendi la luce della preghiera. Prima cosa. E ci dice anche nella notte di non decidere. Vedete, questo è un consiglio che dissero anche a me quando ero ragazzo, avevo momenti difficili, dicendo: però mi raccomando, in questo momento difficile non prendere nessuna decisione. Non prendere decisione, cioè attraversa la tempesta, attraversa la crisi, attraversa il momento difficile, però non decidere, ti prego. Ed è, lo dicevano anche i padri della Chiesa, lo dicono i padri spirituali, lo dicono i maestri, i rabbì, i punti di riferimento, saggi, perché quelli non saggi ti dicono che è un momento difficile, butta tutto all'aria, no, questa non è umanità. Poi non solo c'è la sfaccettatura della notte, ma c'è anche la sfaccettatura del giorno. Quando fu giorno, chiamò i suoi discepoli, cioè quando c'è anche questo secondo tratto, no? Nella vita di Gesù c'è questo della notte, ma c'è anche questo del giorno. E il giorno lui lo invita a chiamare, lo vive chiamando alla vita, bellissimo, Cioè la luce chiama la luce, la vita chiama la vita, il giorno chiama al giorno, E questo è straordinario. E Gesù durante il giorno sceglie, guarda i discepoli e gli dice: che ne dite se ve ne venite con me? E sappiamo che questi discepoli poi lasciarono tutto e lo seguirono, no? Cioè, io credo gli evangelisti ci danno un lasso di tempo brevissimo, no? Che lasciano tutto. Probabilmente sarà passato, insomma, più di qualche giorno, probabilmente qualcuno preso dall'entusiasmo si è buttato subito, però c'è questo atteggiamento di disponibilità, cioè ammettere nel cantiere della propria vita anche questa alternativa, questa decisione. Poi c'è anche un altro tratto del giorno, Cioè c'è quello pianeggiante del riposo, cioè disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. Bellissimo anche questo tratto. Quindi noi ci troviamo di fronte a tre tratti delle 24 ore, la notte, il giorno e il momento pianeggiante del riposo. È bellissimo del fermarsi. E il momento pianeggiante è il momento che vedete tutti quanti. Io penso questo qui che viviamo insieme lo viviamo come un momento pianeggiante, no? Dove ci riposiamo con il Signore. Poi c'è non solo questo tratto, se volete, cronologico, ma c'è anche un Gesù che sa stare da solo, sta da solo tutta la notte, e quindi la capacità di stare da solo. Io ricordo sempre un professore, ma anche alcuni libri che ho letto e anche un po' l'esperienza, impara a stare da solo salverai la vita, salverai la tua vita. Chi impara a stare da solo salva la sua vita. E la solitudine è davvero un indice molto, molto intenso. Chi sa vivere sa, non sempre da solo, sennò poi rischiamo di stare nella depressione, nel ripiegamento di se stessi. Però nei alcuni momenti in cui siamo da soli, parliamo un po' con noi stessi, dialoghiamo con la vita, con quello che ci succede. E ancora Gesù sta in compagnia dei discepoli, sta con loro, quindi non solo sta da solo, ma sta anche con i discepoli, con gli altri, vive la relazione, cammina con loro.
e penso anche alle nostre vite che a volte camminano con gli altri, stanno con gli altri. Ed infine Gesù sta anche con la folla, una grande folla stava con lui e lui sta con la folla, è bellissimo anche questo, saper stare anche nei momenti in cui la nostra vita è costellata dalla folla dei pensieri, dalla folla delle persone, dalla folla degli impegni, no? Insomma, che non ci affogano. E sono tre tratti che trovo davvero interessanti. Il messaggio che vorrei cogliere così da questa pagina di Vangelo, due grandi messaggi. Il primo, Gesù che mette insieme i discepoli. Vedete, la preghiera quale forza dà? La preghiera dà la forza di mettere insieme diversi caratteri, diverse personalità, diverse storie, diversi volti, no? Saper mettere insieme le cose e Gesù mette insieme i discepoli, mette insieme il povero col ricco, mette insieme il pescatore con il pubblicano, mette insieme il peccatore e il giusto, ed è un tratto anche questo, direi tipicamente anche francescano, se volete. Ed infine il secondo messaggio e concludo: Gesù, la preghiera gli fa rispondere alle attese degli altri. È bello vedere come dopo questa notte di preghiera, dopo questo cammino, Gesù risponde alle attese della gente. Gli portavano molti ammalati, gli portarono molte persone perché li guarisse, perché li ascoltasse. Ecco, ciascuno di noi è chiamato a rispondere anche alle attese degli altri, almeno ad ascoltare le attese degli altri. Poi forse non abbiamo la bacchetta magica che possiamo risolvere tutto, ma io dico il solo fatto di saper ascoltare una persona già è un grande miracolo. Ma voi ci credete ai miracoli? Ci credete ai miracoli? Sì? Ah, se senti che sì, convinti, eh? Andrea, ci crediamo ai miracoli? E per forza, no? E ci crediamo perché li vediamo, li tocchiamo con mano, e andiamo avanti, brava gente. Io direi questi un po' alcuni spunti di meditazione, di riflessione che il Vangelo ci dona. Ok, brava gente, allora, ci siamo, sì? Ci siamo? Sì o no? Voglio vedere di sì, ci siamo, stiamo camminando, Graziella, Vera, Ele, Iose, ci siamo, vero? Voi da dove venite? Tu mi avevi detto oggi? Come? Termoli, Campobasso, giusto? Voi, ecco qua, faccio vedere il gruppetto di brava gente che c'è qui. Francavilla al mare. Francavilla al mare? Ah, quindi Abruzzo, poi? Ah sì, ti siamo visti oggi. Empoli, bene. E quindi vi saluto, brava gente. E adesso vado ai saluti. Sì, ci siamo, ecco qua, ogni tanto leggo qualche commento, Alfredo, Salvatore, avanti. Bene, allora, andiamo ai saluti. Auguro davvero a tutti una santa notte, brava gente, per chi si affaccia domani una santa giornata. Brava gente, è sempre forti e avanti, forti e avanti. La cosa più bella che ci portiamo dentro, sapete qual è? È la capacità di affrontare la vita. Ce l'abbiamo noi singolarmente, ognuno c'ha, no? Chi c'ha una forza che va da 0 a 30, chi da 0 a 40, chi da 0 a 60, chi non ce la faccia e ce l'aiuto perché arriva, e andiamo avanti. Allora, Lidia, ecco, adesso vado ai saluti. Lidia e Domenico, nel weekend i signori hanno festeggiato 49 anni di matrimonio, quasi 50. Lidia inoltre compie 70 anni, e avanti. Anche la figlia, una delle figlie, compie 40 anni, è la festa grande oggi, in questi giorni, coraggio. Monica vuole gli auguri per il figlio Emanuele, 19 anni, compiuti nel weekend. Emanuele, forte, bellissimo nome, forte. Giuseppe ed Elisabetta con Mattia, Manuel e Marco, gli auguri per la figlia e sorella Miriam che ha compiuto
10 anni, Miriam, e stasera oggi stasera tutti giovanotti, quindi ci stavo questa chiamata. Ogni bene a te, Miriam. Poi Anna vorrebbe gli auguri per la figlia Chiara, 21 anni, ancora giovani, vedete, oggi, e il figlio Francesco, 17 anni domani, e allora ogni bene anche a voi, Chiara, e Chiara e Francesco, e qui voglio dire, cittadinanza onoraria ad Assisi allora, Anna vorrebbe gli auguri per la figlia Francesca, 34 anni, Francesca ogni bene anche a te, e stasera allora vedete che qui tutto torna, è pieno di giovani. Alessandro vorrebbe una preghiera per la mamma Maria Teresa, 79 anni. Ogni bene a te Alessandro e anche alla tua cara mamma. Che San Francesco vi benedica e vi sostenga. Eccoci qua, ce ne sono due. C'è un vento, che fa le pizze. Davide e Margherita vorrebbero gli auguri per il 17° anniversario di matrimonio e una benedizione, sicuramente, e anche a voi ogni bene. Il Signore vi custodisca sempre. Spero di incontrarvi un giorno ad Assisi, sicuramente, o a Scala. A proposito, Scala c'è Scala. Che succede a Scala? Allora, fra pochi giorni, giovedì prossimo, il 9 novembre, il 9 che novembre, senta a me, la stanchezza, il 9 settembre Scala celebra, commemora o meglio, gli attentati delle persone che hanno perso la vita, soprattutto negli attentati, in modo particolare l'11 settembre, a Scala c'è il primo monumento dedicato alle vittime delle Twin Towers, ma anche alle vittime di tutte le guerre, e il motto tutto francescano è dove odio fa che io porti amore. Ci sarà Milli Carlucci e Hauser, sì, ci sarà Hauser, uno dei più grandi violoncellisti al mondo, che si esibirà a Scala, e prima però la commemorazione con il vice ministro degli esteri Marina Sereni e un confronto alle 7 con il comandante generale dell'arma dei carabinieri Enzo Bernardini. Ci sarà quasi sicuramente il nuovo amministratore delegato della nuova Alitalia, Fabio Lazzarin, e si affronterà il tema della sicurezza e della pace. Sarà un bel momento di confronto, e poi anche il sottoscritto che porterà un po' la testimonianza della pace di Francesco. Quindi chi vuole, lo dico soprattutto per la gente della costiera, della campagna, vi aspetto a Scala. Simone e Fabio vorrebbero una preghiera e una benedizione per i loro 29 anni di matrimonio. Benedetti questo matrimonio anche dal figlio, da Davide. Davide, ogni bene a te, e allora fai una cosa, dà un abbraccio ai genitori, come se glieli facessi io. Dai, alzati un po'. Vai dai genitori, dici questo abbraccio, ve lo manda padre Enzo, e lo manda a tutti quelli che hanno festeggiato oggi, domani e ieri, ok? Buonasera, brava gente, buona giornata, brava gente, e vi lascio con questo sfondo mite e semplice, ecco qua, di Assisi. Poi, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, sì.